come ti dice bene a Pasquale, come ti dice bene Pasquale, vieni a vedere Pasquale, vieni a vedere, sarai ricco, 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 ci avrai i quadrini affalati, e guarda qua, l'asso di coppe in mezzo al 33 e il cavallo di spada. E il re di bastone ti fa due occhi così, a chi ti crede di sputtere? A chi se te sputte, sono le carte, Pasquale. Ma va là, che io sono un povero disgraziato, lo sai perché sto qui dentro io? Per guadagnarmi un pezzo di pane onestamente facevo da pala a mascalzone che non sei altro. Tu sei una carogna, tu sei un confidente. Hai armato questo trucchetto per farmi parlare, ma io t'ammazzo! Io la pago! Che confidente, Pasquale! Te, qui dentro fanno spesso questi trucchetti per farmi parlare, ma io non parlo. Perché se io facessi i nomi, uscirei subito, ma io sono una tomba e mi faccio tutti i 18 pezzi qui dentro, hai capito? E adesso se vado fuori dove vado? Buonanotte, chi è? Il direttore. Vengo subito. Vedrai che il direttore mi vuol far andare, ma io non parlo. Andiamo, superiore. Sì, è la parola, ma è già, io me lo bevo. Sicché secondo voi io sarei proprietario di 2 miliardi. Tondi, tondi, liquidi, contanti magari, eh? Contanti ed immobili. Immobili. E se parlo, se dico i nomi, voi mi lasciate andare libero? Io credo di sì. Direttore, dico, ma avete preso proprio per fesso a me. Abbiate pazienza. Sentite, Buonocore, voi siete padronissimo di non dire quei nomi e di restare qui fin quando vi pare. Vuol dire che quando avrete scontato la vostra pena andrete dal notaio e vi convincerete, va bene così? Adesso potete andare, va? Io. Un momento, aspetta, c'hai fritta. Ma dicono non è mica il tranello. Ma che tranello? Tranello? Ecco qui l'atto di donazione firmato da Monsignore. Questo? Già. Sì che io... Effettivamente sono padrone di 2 miliardi. Ah sì, è mezz'ora che glielo diciamo. Sono suoi, suoi, suoi. Ho capito. Pare di no. 2 miliardi. 2 miliardi. Sono ricco allora. Ricchissimo. È come uno ricco sta qui dentro. Dio tu, se parlo, se faccio i nomi, mi lasciate andare via? Ma certamente. Posso parlare? Ci siete nessuno? Ma no, nessuno. Questo può sentire. Ma com'è il notaio? Mm. Quella notte i ladri erano 4. Salve. Salve. Giù. Oh, guarda che si vede, Carmelo il napoletano. Che copia del sorto. Nando belli i capelli. Ah, c'è pure Gigio sfregiato. Com'è? Male. Sento la puzza di bruciato qua dentro. A che braccio sta? Ma chi? Quello che ha soffiato, Buonocore. Buonocore è già uscito, Sei uscito perché ha fatto la spia. Andiamo, a calmare, dai. E poi all'ascito azionario di sua sorella bisogna aggiungere 1100 fiat. Ma dico, vogliamo fare i polli? Li vogliamo far ridere questi polli? Ma le sembra che un uomo nella mia posizione va in giro con una 1100 fiat? Ma io perlomeno ho bisogno di una Cadillac spaziosa, una Lincoln, sì, magari un autobus fuori serie. Sì, ma ecco, mi sono spiegato male. Sì, dicevo. 1100 azioni Fiat. Come sarebbe a dire? Azione, titoli. Titoli. Titoli azionari della società Fiat. Boh, del resto ci sono anche 3000 Montecatini. Ma lei vuole prendere in giro, dica la verità. Lei ci è venuto? O ce l'hanno mandato per prendermi in giro? Ma come, 3000 Montecatini? Montecatini esiste uno solo. Lo so perché l'amico mio ci andava e come ci andava. Allora mi sono spiegato male ancora una volta. Lei è recidivo. Sono recidivo. Lei è recidivo, ma mi dica la verità, mi guardi negli occhi, da uomo a uomo. Che c'è? Lei, dico lei, prima persona, è proprio notaio, no? Come no? Sono notaio. Abusivo. Ma che abusivo? Lei è notaio. Sono notaio! Con la laurea? Con la laurea. Laurea. Adesso si dice laurea? No, si è sempre detto così. Appunto dico, si è sempre detto così. Si è sempre detto così, no, Laura, laurea. E c'ha l'ufficio, no? Ho l'ufficio, un antichissimo ufficio, dal mio bisnonno. Con l'ufficio? Di padre in figlio siamo arrivati a me. Però clienti. Si informi. Però clienti. Affollatissimo, moltissimi clienti. Si informi un po' chi è il notaio Cocozza. Cocozza? Cocozza. Ma io ho conosciuto suo figlio. Mio figlio? Sì, Cocozziello. No, non dica io. Non è suo figlio? Non è mio figlio perché non ne ho figlio. Ci avrei giurato, sì. Invece tagliamo qui. Tagliamo qui. Dunque, qui c'è l'elenco dei beni immobili lasciati dal professor Carlo. Beni immobili. Lasciati dal professor Carlo. Letti, beni immobili, beni immobili, case. Ma si spieghi, giovanotto, si spieghi. Benissimo. Io sono miliardario, ha capito, no? Lei sta parlando con un milionario. Ecco, vabbè. Dica con un fesso qualunque. No,
oh. Non mi permetterei. No, lei si sta permettendo invece. Il professor Carlo ha lasciato anche il suo fratello due cliniche modello. Due cliniche? Modello. Come sarebbe modello? Due cliniche perfette. C'è gente dentro? Come no? Ammalati? Via, facciamo piazza pulita. La clinica l'ho bisogna libera. Io ci devo squazzare dentro. E poi, io sono miliardario, ho due cliniche e mi servono. Ma lei può fare quello che vuole, ma ci sono degli ammalati gravi, come si fa? Ammalati gravi? Già. Si manda lo sfratto. Lo sfratto agli ammalati. Quando possono campare questi ammalati? Ma ammettiamo anche che io voglio essere indulgente. Quando possono campare? Ma non lo 3, so 4 giorni. E poi me li faccio fuori, abbiamo sì, me li faccio ma fuori. Li faccio fuori. Uffo, che fa? Cosa la fa? Cenere qui sulla. Infine, tra le proprietà lasciate dal generale, l'altro suo fratello, è compreso un busto in oro del duce. Un busto in oro ma del no. duce, sì. Un busto? Un busto in oro. Sa che questo mi giunge nuovo. E chi poteva pensare che il duce portasse il busto? Ecco perché stavo bello tutto dritto. No, non è che il duce portasse il busto. No, portava un reggipetto. No, signore, che reggipetto? La panciera. Ma neanche la panciera. Ma lo sa che lei è un bel tipo. Lei prima dice il busto e poi se lo nega. Ma non me lo nego affatto. Ma come, se lo sta negando? Ma chi se lo nega? Ho detto un busto in oro. Un busto significa una statua. Vabbè, con reggipetto. Senza reggipetto. Ma lei mi vuol prendere in giro? Sì, signore. Ah, sì? Lei conferma che mi prende in giro? Ma lei sa che è un... Il mio cappello. Abbia pazienza. Ma che pazienza, pazienza. Signore. Che c'è? Reggi. Ha telefonato il portiere che sta salendo la polizia. La polizia? Io lo sapevo. Io scappo. Lei cosa fa? Che devo fare? Scappi anche lei. Perché? E se sanno che lei non è notaio? Ma come non sono notaio? Questi sanno tutto. Oh, io non ho niente da temere. E neanche lei.